Presidente, le eccellenze della nostra regione, il vino e l'olio, presenti qui al Vinitaly anche quest'anno, è l'occasione buona per mostrare quanto di buono sa fare l'Abruzzo. Beh, l'Abruzzo è conosciuto oramai per i vini di grande qualità, un'eccellenza in Italia, nel mondo direi. Gli oli nostri si vanno affermando, ho visitato qui gli stand dei produttori. Ci sono dei produttori che hanno preso anche di nuovo quest'anno gran menzione, quindi vuol dire che anche l'olio sale in cattedra, l'olio abruzzese è ricercato, è richiesto, ma soprattutto fa della qualità della regione Abruzzo un'eccellenza. I vini, che dire, è stato detto tutto, anche quest'anno circa 80 produttori qui al Vinitaly, ambasciatori d'Abruzzo conosciuti per eccellenza, speriamo bene. Anche in un anno dove l'olio ha avuto delle difficoltà, no? Per la mosca, per tutto quello che c'è stato, però l'Abruzzo si è difeso bene. Sì, l'Abruzzo sembra in gran moda, mi spiegavano prima che non tanto la cosiddetta mosca ha colpito i nostri uliveti, ma soprattutto la mancata fioritura. C'è stata una produzione, almeno sulla costa, di circa il 60-65%, ma questo sì, ha messo in difficoltà nella lavorazione, ma la qualità, come dicevo prima, è rimasta sempre alta. Quindi un buon olio, speriamo che l'Abruzzo possa fare passi in avanti ancora migliori. La regione deve investire su questi prodotti che fanno non solo l'eccellenza, la qualità è importante, ma innalzano anche il livello occupazionale, creano attenzione da parte delle altre regioni e del mondo che ci guarda a questo territorio, che è un territorio accogliente, lo dobbiamo rendere sempre più sicuro, ma sicuramente un territorio che merita di essere visitato e anche un territorio di essere vissuto.